Ieri al Palacosta debutto casalingo per l'ACMA Ravenna, che ha affrontato il Manica Rovereto. La partita è terminata 81-71 per i ravennati, che non hanno mai avuto nessun problema nel gestire la gara, riuscendo a portare a casa i primi due punti della stagione. Sicuramente siamo partiti in minuti un po' contratti, 4-5 azioni, un pochino di paura di sbagliare, o meglio ancora, forse fretta di strafare da parte di tutti. Infatti siamo partiti all'inizio con un 5-0 di Rovereto, poi piano piano, giocando molto bene, specialmente in situazioni di picchiero e muovendo la palla con un po' più di parsimonia, con più calma, siamo riusciti a trovare dei tiri aperti, importanti, che ci hanno permesso di iniziare a scavare il solco. Poi la difesa piano piano è cresciuta, all'inizio ho fatto qualche errorino sul piano partita, che abbiamo concesso delle cose che avevamo detto di non concedere a Rovereto. Poi piano piano ci siamo sciolti e siamo arrivati nel terzo quarto molto bene. Poi l'ultimo quarto, come sempre sta accadendo, questa è una costante negativa. Poi anche forse le condizioni del campo, che alla fine non si stava più in piedi, però a più 20 avevamo mollato tutti i 5 minuti completamente. Non che i soldi della partita onestamente non erano fortunatamente per noi, però è chiaro che ogni volta concedere quei 10 punti sempre in 5 minuti, anche se il risultato è acquisito, non mi piacciono per nulla, e questo l'ho rimarcato ancora alla mia squadra. Sicuramente Rovereto ha pagato anche l'assenza di un giocatore importante nella rotazione di quella Buscani per loro, dovevamo fare ancora Cicognani, però molto bene Albertini, devo dire, perché è arrivato qui per ultimo, per darci una mano, invece adesso sta veramente giocando una buona pallacanestro. Poi mi è piaciuta specialmente nel secondo e terzo quarto, perché ha avuto la capacità di passarsi la palla come mi piace, la situazione di palla è stata rapida, e invece l'ultimo quarto abbiamo voluto gestire, forse noi non dobbiamo gestire, dobbiamo sempre giocare, forse questa è la cosa importante per noi.